Salve a tutti, sono The Long Gamer e bentornati su Kona. Dico bentornati perché chi segue il canale da un bel po' sa che abbiamo giocato alla demo di questo gioco ancora un anno fa e adesso finalmente è uscita la versione definitiva del gioco. Ma dato che non voglio rovinare l'esperienza per chi si approccia a Kona per la prima volta, farò finta di essermi dimenticato tutto quello a cui abbiamo assistito un anno fa, quindi sarà come se io ci giocassi per la prima volta. Pertanto non stupitevi se di tanto in tanto reagirò in maniera bizzarra come fosse la prima volta di fronte ad alcuni eventi. Buona visione! E ok, ed eccoci qua finalmente all'interno di Kona. È il 1970 e siamo stati, come vi dicevo, assoldati dal riccone della città. Parla lei, fa lei i commentari, ok. Dicevo, siamo stati assoldati dal riccone del paese per risolvere uno strano caso di vandalismo, a quanto pare. Ma in realtà c'è un grande mistero che si nasconde qua sotto. Ah, è chiusa la strada? Ma va? Sì, in effetti. Punto di ristoro. Quindi questo è tutto chiuso? Ma che cavolo! E noi come passiamo adesso? Cioè, voglio dire... Sì, in effetti. Possiamo romperlo, ma servono delle pinze. Appunto. Ce la spacchiamo noi, non ci sono problemi. Buongiorno. Qua non c'è un cavolo di nessuno. Vediamo se possiamo tipo entrare. Salve. Ah, tutto aperto. Sono gli anni 70. Posso telefonare alle genti. Ma come? E ti pareva che le cose non funzionano. Abbiamo anche volantini. No, 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 grazie. Non è che devo prendere caso o altro. E una mappa del luogo, ma se ricordo bene ce ne abbiamo già una. Perfetto, abbiamo la nostra mappina con tutto. Allora, non ho trovato un pinze, non credo di averle io. E qui c'è una torretta dei ranger, vediamo se siamo fortunati. Magari c'è un kit con qualcosa lassù. Oh, wow, ok. Non è minimamente inquietante tutto ciò. Non ditemi che è uno di quei giochi in cui ci sono i cosi indiani, i misteri vari. Perché mi cacco già tutto, mi cacco già tutto tutto. Buongiorno. Ah, non c'è un cavolo di nessuno alla torretta di vedetta. Però qui è aperto, il lucchetto è aperto. Oh, pinze e accendi fuoco, perfetto. Ottimo, metti il caso che mi venga voglia di accendere un falò nel pieno della foresta o mi salga un attimino la mia piromania. Visto mai, è meglio essere ben forniti. Ok, vediamo di spaccare fuori tutto. Era già così quando sono arrivato, Ok. In effetti. No, davvero, siamo venuti qua a investigare sul vandalismo e noi stessi stiamo già distruggendo proprietà pubblica. Ma vabbè, non importa. Proseguiamo con l'avventura. Ok, Carl, piano che non ci abbiamo la patente, Questo è un ottimo posto in cui rifugiarsi se non vuoi che nessuno ti rompa le palle. Il Canada veramente c'ha quelle cittadine disperse in culo al nulla. Che vi dirò, non mi dispiacerebbe in tutta sincerità. Ho sempre amato un attimino i posti isolati. Vedi che sta carriola di macchina però corre tantino. Devo stare attento che non finisco fuori strada, si sa mai. È che non ho capito dove diavolo siamo, quindi aspetta che controllo la cartina. Allora, noi siamo arrivati da sotto e non so neanche dove cavolo sia l'Emporio però. Noi siamo arrivati da sotto. Oh, pepepe, che sto guardando la cartina. Oh, porco cane. No. Cominciamo benissimo la giornata. Cominciamo veramente tanto bene. Carla, dimmi che sei ancora vivo. Questo è tipo il gioco più breve della storia. Alcune ore dopo. Porco cane, quanto siano stati svenuti. Au. Carla, tutto bene? Ok, lo prendo come un no. Porco cane. Ci hanno fatti malissimo. Ciccio. Merda, la mia macchina sembra non partire. Vediamo come cavolo sta l'altro deficiente. Beh, chiaramente è lui che mi ha tagliato la strada. Porco cane, veniva su come un deficiente. Il fatto che io ti stia guardando la cartina non c'entra nulla. Che Kona! Se sbattevo la testa un po' più forte andavo in coma, santo Dio. Ok, dai, tirati su, ciccio. Ok. Porca di quella porca. Imbecille? Imbecille, scusi. No, non dimmi che sei scappato. Bastardo. Aspetta che diamo un'occhiata comunque. Lo stronzo se n'è andato e io ti ciullo le robe in macchina. Una cassetta di ferro e qui ho trovato una foto di donna. Oh, una foto di bella donna. Ok. Il bastardo però se n'è già andato. Aspetta, mettimi via la cartina, che non vorrei ci multassero perché la stavamo guardando. Non c'erano i cellulari ma c'erano le cartine un tempo. Un kit di pronto soccorso. Ok, così ci possiamo curare. Carl, cerchiamo un luogo sicuro un attimino in cui curarci. Non possiamo di certo curarci qua nel mezzo della tormenta. Porca di quella porca, dobbiamo incontrare un luogo in cui riscaldarci. Vediamo. Oh, baitina.
Baitina la gradisco molto volentieri, mi si stanca parlando la vista. Quando Carl è stressato è meno preciso. Le fonti di calore permettono a Carl di non morire assiderato. Beh, fate ciulo, un po' di legna, una e basta. Ne posso prendere più di uno? Ah, un distributore automatico di legna. Ok, vediamo un attimino se si può entrare qui. Buongiorno, salve. Voglia di quel cane che è freddo. Chiudi, 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 chiudi. Dimmi che c'è una stufa, 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 stufa. Perfetto, accendi sto cavolo di fuoco. Oh, ok, ci possiamo anche direttamente salvare qua. Ok, ci stiamo ripigliando un attimino. Carl, tu invece dovresti avere un kit medico che sarà fra i consumabili. Abbiamo una cassetta di ferro, sigarette perché a Carl piace fumare un bel po', e un kit di pronto soccorso per rimetterci in sesto. Non male, non male, siamo vivi. Non per molto però di sto passo. Allora, ci siamo un pochettino riscaldati, vediamo di ciullare un po' di roba. Abbiamo accendifuoco e 6 fiammiferi. Vediamo se possiamo ciullare qualcosa dal capanno del proprietario. Oh, finché non ci vede nessuno, tanto siamo già un po' vandali detective, niente da fare. Ok, allora direi di tornare alla macchina e vediamo se riusciamo a riprendere un attimino la strada. Dobbiamo raggiungere l'emporio. E porco di quel cane, avvertirei Mito che ci siamo fatti per male e capire cosa diavolo è successo al tizio. Che mica è venuto a soccorrerci il bastardo. Ok, vediamo se la macchina funziona. Vai Carl. L'auto è bloccata nella neve e non si muoverà senza un aiuto. E ma che due maroni. Dietro qua? Ah, possiamo depositare dei materiali. Carl, lascia qua le sigarette che al momento non ci servono. E ci diminuiscono anche il carico. Possiamo depositare quello che ci pare in modo tale che Carl sia meno pesante. Ok. Merda, dai. È impantanata di brutto, posiziona le catene. Non ho le catene per la macchina. Dove diavolo le trovo? Vediamo se sto tizio aveva le catene. A giudicare da come è scivolato fuori strada direi neanche lui. No, neanche lui aveva le catene. Ma porca di quella porca. Non possiamo neanche usare la sua macchina, presumo, vero? No, per niente. E ovviamente Carl non si è portato dietro le catene neanche a pagarlo. Bravo Carl, sei proprio un genio te, eh? Non penso che alla baita ci siano catene perché non vedo neanche il segno. Cioè, qua c'era un veicolo perché a quanto pare ci sono rimasti i segni. Però non vedo contenitori o altro. All'interno non le ho viste. Facciamo il giro della baita, vediamo se c'è qualcosa. No, porco cane, completamente sprovvista. Ah, eccole qua, catene per la macchina. Uno però, me ne servono per quattro ruote a me. Porca di quella porca, chiudi. Aspetta che risalviamo un attimino e ci riscaldiamo. Dobbiamo sempre tenere sotto controllo la nostra temperatura corporea. Oh mio Dio. Ok, facciamo una corsetta fino alla macchina. Porco cane, Carl, ma te mi sei venuto nel pieno Canada senza catene e non c'hai neanche i guantini. A quello che vedo c'hai un paio di jeans a culo. Ma porca di quella porca. Ok, problema che non penso che le catene ci basteranno per tutte e quattro le ruote. Penso siano per una sola. Posiziona le catene, uno. Ed è tutto ciò che ho, vero? O le ha messe direttamente su tutte le ruote? Non riesco a vederlo da qui. Vediamo se siamo fortunati. Le ha messe già su tutte. Vediamo un po'. Bravo Carl. Bravo Carl, perfetto. Santa macchina. Oh. Ok, qui dentro non dovremmo morire assiderati. Ok. Ok, se abbiamo ripreso il controllo del veicolo. Oh. Oh, che ansia. Buono. Direi che possiamo tranquillamente raggiungere l'emporio adesso. Porca di quella porca, il Canada non ci ha colto a braccia aperte proprio per niente. È piano Carl che non si vede un cavolo di nulla, mamma mia. Ma dimmi te se becco il deficiente che mi è venuto addosso. Ok, se le passa a me peggio lui, La sua auto è completamente distrutta. La mia almeno... Oh, 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 non vedo niente. Non vedo niente. La mia un attimino si è ripegliata. Non vedo assolutamente niente. Aiuto! Ok, non dovrebbe mancare tanto all'emporio. Quanto manca? Dove diavolo sono finito? Un indicatore di dove sono non ci sputerei, onestamente. Ok, vedo qualcosa laggiù. Cos'è? Regione di Manastan? Scusa, sono in Canada o sono in Medio Oriente? Porca di quella porca. Come, siamo quasi a secco? Oh, perfetto, almeno possiamo rifornirci di benzina. Certo che quest'uomo veramente è un imbecille. Anche col serbatoio vuoto è arrivato. Ok, direi che siamo arrivati all'emporio. Sì, magazzini generali, perfetto. Era scritto in francese, giustamente perché siamo in Quebec. Oh, oh, meno male, dai. Avevo temuto per il peggio, visto come era iniziata la nostra avventura. Buongiorno. Ok, siamo all'emporio. Oh, le cose di benzina vecchio stile, guarda che carine. Ok, ok, qui ci sono delle gomme, non possiamo farci nulla. Posso... Io mi metto già a toccare, sblocca. Ok, e questo... Ah, quello sotto è da sbloccare, quello sopra è aperto. Vabbè, non ho le chiavi adesso. Buongiorno. Oh, cacchio, signor Hamilton. Porco cane. E adesso chi mi paga? No, 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 no. Ma che due maroni.
Ok, quindi gli è andato dietro la testa probabilmente. Forse quello che ci ha quasi investito era il killer che stava scappando dalla scena del crimine. Carl, chiudi che fa un freddo bestia cortesemente. Sì, ma che giornata di merda. Porco cane, dobbiamo chiamare qualcuno. Chiamiamo la polizia, ok, che sono un detective. Buongiorno. Ok, non è cominciata nel migliore dei modi proprio la giornata, eh. Perfetto, sono in un emporio, la luce è saltata e c'è un cadavere in parte a me. Al buio conviene usare una torcia e una lanterna. E non ce l'ho, la fabbrico. Ok, allora lasciamo per adesso lì il cadavere del tizio e dopo cerchiamo qualche prova, non lo so, a quanto pare sono l'unico rimasto da ste parti e sarò io a dover investigare. Allora diamo un'occhiata, vediamo se troviamo qualcosa all'interno dei cassetti dell'emporio. Ho trovato dello scotch, dei fiammiferi, perfetto. Un credito clienti. Oh, faceva credito ai clienti e prima o poi loro lo dovevano pagare. Sì, in effetti può succedere da queste parti. Qui abbiamo trovato le chiavi del garage. Perfetto, non so se apriranno anche la cassettina là fuori. Il registratore di cassa. Come si aprono i registratori di cassa? Voglio sapere la combinazione, mi sa, se no non ti aprono la cosa. Ho cliccato a caso e si è aperto, per davvero. Ho veramente cliccato a caso e si è aperto. Ok, ho trovato le chiavi della posta. Ho cliccato di tasto a caso. Ok, qua c'è un altro foglio, appunto, di Gil. Ah, a quanto pare quello che gestiva il negozio, per l'appunto Gil, ha avvertito il nostro datore di lavoro, il signor Hamilton, che stava poco bene, quindi si sarebbe preso qualche giorno di ferie. E pertanto ecco perché c'era Hamilton qua direttamente e non c'era Gil, perché lui era a casa ammalato e quindi Hamilton ha preso il suo posto. Porca di quella porca. Queste sono per attivare le pompe, ma non penso funzionino. Infatti non c'è corrente, dannazione. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo prendere che ci tornerà utile. Non mi sembra. Dannazione. Ok, dobbiamo assolutamente far ripartire la corrente. Questo è poco ma sicuro. Vediamo un po'. C'è un coso, un pannello qui. Ok. Non ho un problema. Mi basterebbe dar corrente intanto a una delle due. Allora, il magazzino me lo accendi, il garage me lo spegni. Corrente dalla linea elettrica, ma ovviamente è saltata, quindi dobbiamo far partire il generatore. Quindi probabilmente fuori c'è un generatore. Buongiorno, apriti sesamo. No, 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 lupi no. Lupi no, porca di quella porca, ci sono anche i lupi. Buon salve, sto anche accecando di brutto. Porco cazzo di lupi no. Ok, c'è un generatore, vediamo se riusciamo a farlo partire in qualche modo. Ah, c'è tipo un pulsantino, qualcosa. Ripara il generatore, mi servono delle pinze, porco cane. Ah, è rotto il cavo effettivamente. Porco cane, è proprio rotto di brutto. Vediamo un attimino se nel garage c'è qualcosa. Però i lupi mi preoccupano un po' tanto. Sì, a quanto pare stanno cercando all'interno dei bidoni della spazzatura. Beh, guardo anch'io tanto che ci siamo. Cosa ho trovato? Bozza di una lettera. Che lo sappiano tutti, non sei altro che un brigante, un furfante, un pezzente, una vipera. Mostro, mi tieni col coltello a gola, peggio per me, ma... Oh, a quanto pare Carl, il proprietario del negozio, probabilmente non se la passavano molto bene, eh? Non erano proprio così tanto amici. Aspetta, facciamo un salto veloce, veloce. Intanto vediamo se possiamo accendere del coso qui. Ah, sì, accendiamo un altro di questi così posso scaldarmi un attimino ed avere anche un piccolo checkpoint. Dannazione, cosa diavolo è successo alle genti di sto posto? Sono spariti tutti, il proprietario è morto. Ok, buongiorno. Si vede niente di niente, no, mi serve assolutamente una torcia. Ah, ho una torcia. Non lo sapevo, ho una torcia nell'inventario. Ok. E ho uno sturacesso, io non ho paura di usarlo. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa qui. Ci saranno delle pinze, santo cielo. È un garage. Ho trovato cosi di ferramenta, non meglio precisati. Le pinze, perfetto, così possiamo riparare il cavo. Vediamo se c'è qualcosa negli altri cassetti. Questo tizio ha letteralmente di tutto. A quanto pare usava il garage come magazzino per tutto quello che c'era nell'emporio. Speriamo che non rubasse altro. Questo serve a tirar su il carrello elevatore, ma non penso funzioni. In effetti, sì. Oh! E c'è un piede di porco. Porco cane. Ok, dobbiamo prima ridare la corrente. Eh sì, guardi, non penso sia l'incredibile Hulk. Vediamo se qua c'è qualcosa da prendere. No, nulla di che. E niente, allora, prima vediamo di ridare corrente. Anzi, ripariamo il tutto. Una volta che avremo ridato corrente, dovremmo poterci prendere anche il piede di porco. Che, mal che vada, lo posso usare come arma di difesa da quei cacchio di lupi, eh. Buono. Buono, buono, buono. Allora, i lupi sono andati di là, quindi non ci dovrebbero disturbare. Noi preoccupiamoci solo di riparare il soddannatissimo generatore. Perfetto. E dimmi che parti, dimmi che c'è benza dentro. Ti prego, sì. Ok. Oh, meno male. Quindi il negozio adesso dovrebbe aver corrente, ti prego. Apriti porta. Ottimo. Oh, si è fatta la luce finalmente, direi. Vediamo se c'è qualcosa da queste parti. Ispeziona.
Qui ci vorrebbe proprio un segretario, non guardi, non cerco posti di lavoro. Istruzioni agitatore di cassa, digitare il prezzo minimo, premere sale. Ah, ok. Non pensavo di aver azzeccato chissà cosa. A quanto pare ho fatto la cosa giusta involontariamente. Pensavo di aver proprio azzeccato il codice. Ancora volantini del posto, ma come ho detto non voglio sapere niente di sto posto. Delle cassette di posta che possiamo probabilmente ispezionare. L'emporio serve anche da ufficio postale per gli abitanti. Cristo, c'erano proprio quattro gatti se bastavano ste cassette. Vediamo se c'è qualcuna che possiamo aprire. No, sono tutte già aperte o vuote. Ok, speravo di scoprire qualcosa. Possiamo ciulare altro. Accendi fuoco, ottimo, ottimo, ottimo. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ciulo anche un po' di cibo, Carl, che non sarebbe male. No, grazie, ne ho mangiati fin troppo in Corea. Ah, ok, barrette no, che le lasciamo stare. Magari... qui ci sono cose alla frutta, cereali, un cadavere, no, non ne mi servono, barattoli. È un emporio abbastanza fornito. Beh, diamo un'occhiata un attimino al cadavere del nostro datore di lavoro, che quantomeno... riusciamo a ripagarci? Prendi Polaroid. Ah, gli facciamo una foto. A quanto pare faccio i selfie ai cadaveri. Guarda quanto è vecchia la macchina. Bellerrima, vediamo un po'. Posso scattare una foto del signor Hamilton? Signor Hamilton, dica cheese. Ok, è venuto abbastanza bene, penso. Vediamo un po'. Fotogenico, ok, questa me la porto, me la conservo io, eh. Ok, aspetta, lì c'è anche una nota. Cosa diavolo, è busta strappata. Carl was taken aback. He knew this address. Davvero? It was the address of the PO box for the Canadian Secret Service. Wow, davvero? In che diavolo ci siamo invischiati, Carl? Beh, il signor Hamilton c'ha tipo il vestiario da 007 mancato, ma vabbè, non importa. Ok, dovremmo aver preso tutto. Ma qua c'è stata una colluttazione di brutto comunque, in verità. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro che ci può servire dal bancone, ma direi che abbiamo tutto. Aspetta, è un medikit quello là dietro, scusi, mi sposti la scaletta. Ed è un medikit, questo ce lo portiamo via perché ci potremmo ferire molto facilmente. Ok. Allora, il gioco diceva che avevamo finito la benza, quindi in teoria adesso la pompa funziona e ci possiamo anche rifornire. Oh! Ok, le cose non sono messe poi così tanto male. Ah, a parte per il signor Hamilton qui, piccolo dettaglio. Porca di quella porca, vediamo almeno di rifornire la macchina, perché così possiamo usarla per alcuni degli spostamenti. Vediamo un po' se possiamo usare una delle pompe di benzina. Perfetto! E non devo neanche pagare. Vabbè, non vengo neanche pagato io, paradossalmente. È una rottura di coglioni, quando ti muore il datore di lavoro, chi cavolo ti paga dopo? Ah, e adesso devo pure investigare gratuitamente sul suo omicidio. Come riempi con tanica di benzina? Oh mio Dio, non mi dire che... il serbatoio della macchina reale si può scaricare in qualunque momento. E che due maroni però. Vediamo se possiamo aprire questo. Adesso sblocca. Una pistola a lanciarazzi? No, è un revolver. L'arma del delitto ho trovato. Una chiave? Ah, la chiave della cassetta. No, non è quella giusta. No, è giusta, perfetto. Poor Hamilton's denunciation was interrupted and he figured it would be best to lock everything up. In qualità di cittadino di Sua Maestà delle Libere Camere del Commercio del mondo intero, è mio dovere sottoporre quanto segue alle autorità competenti. Si sta compiendo il peggio in questo stesso istante. Non posso dilungarmi nello scrivere, ma chiedo aiuto immediato al mio paese. Ritengo che il mondo libero sia in grave pericolo. Un membro della mia comunità, l'onorevole... porco cane, l'hanno ammazzato prima, ma porca di quella porca. Ok, abbiamo già un mezzo indizio. Perché lasciare l'arma del delitto qua dentro, però? Anzi, aspetta che intanto vado anche a recuperarmi il piede di porco. In teoria, se spengo questo e accendo il garage, adesso dovrebbe essere illuminato correttamente. Perché non mi ritrovi i lupi, si sa mai. Dimmi che c'è un po' di luce. Io non vedo niente. Sì, c'è la luce, c'è la luce. Perfetto. Quindi, in teoria, adesso il tutto dovrebbe funzionare. Ottimo! E il piede di porco è mio. Perfetto, il primo stronzo che si avvicina si piglia una sprangata sulle gengive. Ok, con la spranga in mano mi sento un po' un Gordon Freeman degli anni 70, ma vabbè. Beh, ok, la giornata è cominciata veramente male, ci hanno sfondato la macchina, siamo dispersi nel Canada, c'è un assassino in libertà, il nostro datore di lavoro sta facendo un sonnellino un po' più lungo del previsto e ci tocca pure lavorare gratis, ma porco di quella porca. Ma io direi che per questo primo episodio della nuovissima versione di Icone è tutto, lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividete i tuoi favori per aiutare il canale a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!